Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, apprezzato autore, durante la sua carriera ha scritto alcuni dei brani più noti della musica italiana, come ad esempio L'importante è finire, Premio Lunezia Antologia 2022, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d'amore, Forte 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 e Gelato al cioccolato. A partire dagli anni 2000, ha avviato anche una fortunata carriera televisiva, che l'ha visto cimentarsi come opinionista, concorrente e conduttore di vari programmi TV, sia in Rai che in Mediaset. Con queste parole, pubblicate sui social, Cristiano Malgioglio fa il verso all'annuncio pubblicato da Risa sui social per trovare marito. Lei aveva aggiunto anche delle foto senza veli. Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo ed amatti l'organo sessuale femminile, in particolare il mio, ha scritto la cantante di sincerità, precisando che il futuro partner deve avere voglia di svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre in cambio verità, corpo, anima, cervello, una citazione da serenata rap di Jovanotti, fedeltà se meritata e ottima cucina, qualche sbalzo d'umore ma tutto risolvibile, con un abbraccio e con la buona fede. Tra le prime risposte a Malgioglio, quella di Leonardo Pieraccioni. Fammi uno sgondo sulle da, sic, e sono tutto duo, scrive il regista del Ciclone. Sulla bacheca di Arisa si segnala invece un botta e risposta, con Madame. Ti amo, scrive l'interprete di Il bene nel male. Arisa ha risposto in modo duro. Ti scrivo da mesi, e non mi rispondi mai. Strano modo di amare. E Madame rilancia. Ti offro una cenetta sci così parliamo dal vivo. Vestiti elegante. Ti bacio, e continuo segretamente ad adorarti.